Buongiorno a tutti. Allora, oggi andiamo a fare una roba particolare. Abbiamo caricato la Rossella, che è assolutamente all'oscuro di tutto. L'unico imperativo era di vestirsi da campagna, però non sa assolutamente cosa andremo a fare e le uniche indicazioni che le ho dato è che probabilmente non morirà oggi, nemmeno si farà Per male. questo sono qua. L'abbiamo già rischiata qualche volta. E quindi adesso ci aspetta 50 minuti di macchina per arrivare dove andiamo a fare questa cosa. E quindi venite con noi e vi faccio vedere qualcosa veramente, veramente, veramente di spettacolare. Ci vediamo fra un po'. Allora, siamo a Merate e siccome so che il posto è riconoscibile da fuori, voglio vedere la reazione della Rossella. Sono loro, ma non riuscirai a capire mai che cos'è. Cioè, No, fino a quando non lo vedo. c'è scritto paintball, lei non ha ancora capito. Però non è nemmeno quello, quindi adesso parcheggiamo in qualche modo e poi andiamo a vedere che cos'è. Nonostante la scritta, che mi sembra abbastanza evidente, Però dove stare Però il dove fatto che spari le palline, dice lei. Non ha idea di quello che l'aspetta. Però la cosa mimetica un po'. Andiamo a vedere, andiamo a vedere. La situazione qua è abbastanza significativa e forse anche lei comincia a capire come andrà la giornata. Forse comincia ad avere dei dubbi anche lei sulla situazione. A questo punto anche la Rossella comincia ad avere dei dubbi sulla giornata. Lei non sapeva niente di questa cosa. Come sei sexy con quella roba addosso. Com'è questa esperienza live? Caliente. Caliente. Sì, e poi sei, come dire, un po' in tensione di solito. Ok, si vede alla sua destra, mentre gira, giri pure la novella, anche dall'altro lato se vuole. Vede che alla sua destra si muove questa lancetta. Questa lancetta indica la posizione. La posizione serve all'artigliere per sapere dove sta guardando il capocannoniere, il capocannoniere. Non prendereste nemmeno un camion. Non posso di sicuro, ma non è mia intenzione prenderlo. Lui alzare e abbassare il cannone. Sblocca. Sblocco. Sblocco. Gira. Vedi, così alza e abbassa il cannone. Lo vede anche Sì, dall'interno che si vede benissimo dall'interno. I proiettili sono questi. Cos'è la corda? Fa lo schermo, no, mi prima dei bersagli anche dietro di noi. Se vedi, i bersagli sono in alto a sinistra, in primo bersaglio del sopra. Si vede, guarda il telo, in alto a alto. Ah, sinistra c'è un verde, bersaglio. ok. Sempre su quello stesso albero, in alto a destra del telo, poco in alto, quindi altezza media. C'è un'altra maschera in mezzo alle Al foglie. buco, sì. Sì. Cambia pure bersaglio, il secondo. Appena fatto la scuola guida e se non schiacciamo niente, stasera pago la pizza. Allora, anche la Rossella si è resa conto che dovrà guidare un carro armato. Non ha neanche voglia di farlo. No, Come non hai voglia di farlo? perché mi immagino schiantata da qualche parte. Io sono sicuro che schiaccerai qualcosa, ma questa è la parte divertente. Metti bene l'orecchio dentro le cuffie. Arrivo, Marco. Rosso e prendi su.
Adesso te lo metto in moto, resta pure in piedi un attimo. Te lo metto in moto e poi ti lascio. Al terzo giro vediamo la disinvoltura sul mezzo del nostro allievo carrista. Sempre una mano lì se vuole. Allora, abbiamo fatto il nostro corso di guida carro armato. E sono sopravvissuta. La Rossella è sopravvissuta e si è anche divertita. Era un po' in ansia da prestazione, e vista la situazione un po' così. E quindi... Il caldo infernale che c'è in questi mezzi. C'è una sauna. Sono delle scatole del tonno riscaldate. Naturalmente sei appiccicato al motore che fa 20 milioni di gradi. Comunque, divertente. Se volete fare l'esperienza, vi lascio in descrizione il sito dei ragazzi, che sono veramente molto gentili. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao.